zainetto, dai, un salutino. Vieni, vieni. Un applauso, lei fa parte dello staff, lei è Alma Malara, che è un po' la tutor e mentore assieme a, a tanti altri. Vabbè, con lo zainetto, sembra un piccolo scout. Vieni qua, dai, ti facciamo dire qualcosa, anche perché so che vuoi fare, cara, vieni qui, che sennò non ti vedono, vuoi fare dei ringraziamenti. Sì. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare l'amministrazione comunale perché ci ha dato la possibilità di organizzare questo festival, di portare avanti e di realizzarlo queste due serate. Poi volevo ringraziare, vabbè, tutta la consulta, tutti i ragazzi della consulta, ma in particolare i ragazzi che fanno parte della consulta di una fascia d'età particolare, 15 e 16 anni, che sono stati in giro in tutti questi due giorni a occuparsi di tante piccole cose, mentre noi eravamo impegnati qui a occuparci delle, di quelle un po' più grandi e visibili, e quindi volevo dedicare questo applauso a loro. Grazie Alma, ti abbiamo fatto vergognare abbastanza, stasera sei con gli occhiali, una veste inedita. Come vai? Le lentine che fine hanno fatto stasera? Stasera finite le lentine, bisogna andare dall'ottico, non c'erano. Va bene, grazie Alma, un abbraccio, ci vediamo dopo e... Qua siamo pronti, mi dicono, quindi possiamo presentare la band che si sta per esibire, la quinta band in concorso, poi ci sarà, quindi la penultima, ci sarà la sesta e poi abbiamo finito. Due giorni belli pieni, vai Fabiana. Hanno partecipato ad eventi importantissimi passando dal Museo Nazionale della Magna Grecia. Allora, la vista dei bronzi di Riace, ovviamente non i bronzi col costumino leopardato, con tutti i sì, giovani, belli, come dice Silvio, e anche abbronzati, con quel tupè rosa addosso, tutti quei veri, proprio i bronzi, quelli belli, con quelle facce da bronzo, no? E li ha sicuramente illuminati questa vista dei bronzi di Riace sulla strada musicale da intraprendere, una band infatti che spazia dal rock al pop passando dalla musica leggera caratterizzata da bellissime sonorità caratterizzate completamente dal blues. In Italia osiamo dire, quando vogliamo scoprire un retroscena, di guardare l'altra faccia della medaglia, ossia il lato sul retro. Signore e signori, i Backside! Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Un gruppo composto da giovanissimi e anche un gruppo giovanissimo, costituito da 7 mesi, è il primo festival a cui partecipate. Però hanno all'attivo una esibizione per la riapertura del Museo Nazionale di Magna Grecia di Reggio Calabria e hanno suonato ancora lì per un altro evento. E raccontateci. Allora, niente, praticamente grazie alla tipologia di musica che noi andavamo a fare, quindi un rock acustico, ci hanno chiamato e ci hanno detto appunto per la riapertura di suonare, proprio perché erano volumi diversi rispetto a quelli che comunque molti altri gruppi utilizzano, quindi chitarre elettriche e quant'altro. E noi, ecco, abbiamo fatto brani cover, sia appunto nostri anche, e niente, poi ci hanno richiamato proprio perché siamo piaciuti lì al museo e hanno deciso di farci fare un'altra serata sempre nella piazza, ecco, nella hall principale del museo, quindi all'ingresso. Il vostro stile a chi si rivolge prevalentemente? Lo stile si rivolge innanzitutto ai giovani, perché la musica rock è giovane, diciamocelo, però non solo, l'acustica facilita l'ascolto anche a chi ama volumi un po' più tranquilli, quindi ci spaziamo su tutte le età, non abbiamo un punto di riferimento fisso. Per quanto riguarda i brani che presenterete, sì. Tu Umberto sei, diciamo, la persona del gruppo che si occupa, dell'autore che si occupa di scrivere testi e musica, raccontaci come nascono i tuoi testi e le tue musiche. Allora, intanto diciamo che questi due brani che oggi presenteremo già li avevo scritti e arrangiati da solo ancora prima di conoscerli. I temi, diciamo, sono classici per i giovani, ovvero una canzone riferita alla musica, quindi alla passione per la musica, e un'altra invece relativa all'amore. Quindi, ecco, molto, molto tranquilla e molto... E niente, abbiamo poi arrangiato insieme meglio questi due brani, appunto con l'aiuto del chitarrista Vittorio e poi degli altri due componenti, Domenico alla batteria e Andrea al basso. Adesso dovete convincere la giuria a farvi vincere questa prima kermesse, lo Yellow Tuba Festival, Music Festival. Prego, avete 10 secondi per farlo.
ci arrivano suggerimenti dal fondo, ma speriamo che quello che proponiamo piaccia, anzi siamo abbastanza sicuri che piaccia. Che cerca di stare appeso su di un filo sottile che prima o poi si spezzerà. La forza di gravità agisce su me per tirarmi giù, ma qualcosa mi tiene e non mi farà cadere.
chiuderemo con un altro brano, un brano che però abbiamo riarrangiato, in realtà è di un altro gruppo. Loro sono gli Alterbridge, What's Over You. Ed è fuori concorso. È fuori concorso, ovviamente. E questo brano si intitola Nella notte e racconta per l'appunto di una storia d'amore che, come capirete dal testo, non è finita poi così bene. Un attimo solo che il nostro chitarrista inserisce il jack nella chitarra elettrica e prova il volume, dopodiché Nella notte.
Paolo, Umberto, Venezia. Grazie, grazie a tutti, vi auguro una buona serata. E ancora un applauso ai backside. A cui io voglio chiedere il... Vabbè, ve lo... Fabiana, ti stavo rubando la scena, però ve lo chiede lei. Sono allora. Che genere. No, io chiedere, so che comunque siete insieme da sentimenti, però siete abbastanza amalgamati. Ditemi un po'. Beh, diciamo che ci ammazziamo di prove in saletta. Considerate che ogni giorno andiamo a provare. Dice chi la risente tutto ciò che è buono è merito suo. Perché dice così? Perché è speciale, come dicono tante persone. A proposito di questo, quale pezzo, quale caratteristiche deve avere un pezzo per colpirvi, per conquistarvi? Ma io credo che la caratteristica principale sia quella dell'originalità. Intanto, e soprattutto per quanto riguarda poi il gruppo, l'aspetto fondamentale è quello della convinzione in quello che si fa. E quindi credo che oggi la scena musicale sia dominata un po' da gruppi che non hanno molto coraggio di osare e di, diciamo, scrivere cose originali e avventurarsi magari in strade poco battute. Per cui sicuramente, ecco, diciamo, l'aspetto che mi colpisce di più è quando vedo musicisti o autori che cercano di andare dove nessun altro, insomma, ha provato ad andare. Poi si può riuscire o non si può riuscire, però il coraggio di tentare è una caratteristica importantissima, secondo me. Beh, innanzitutto il fatto già di suonare è un atto di coraggio, no? Un atto di mettersi in gioco e fare, quindi già il fatto, la caratteristica vincente è già questa in partenza. Poi il discorso stesso che l'Italia è un paese comunque musicalmente parlando formato e cresciuto e nato con i cantautori, no? Quindi oggi ancora di più diamo spazio appunto a questo tipo di musica, quindi non più la musica, diciamo, riconfezionata e ricostruita, ma una musica completamente nuova. Quello che colpisce già di suo è appunto la novità, il fatto di mettersi in gioco con qualcosa di personale, no? È un po' come aprire un libro nuovo senza sapere già che cosa c'è scritto e affidarsi, insomma, un po' alla casualità anche, no? A capire, cercare di comprendere quello che l'altro mi vuole dire. Questo è un po' l'aspetto anche dell'essere cantautori, tirare fuori qualcosa da dentro e metterlo a disposizione degli altri, anche al giudizio, alla critica degli altri. Questo è un aspetto fondamentale. Poi vediamo che cosa succede, no? Il bello anche della musica è l'incognito, no? vedere un po' quello che succede strada facendo. Non c'è nulla di scritto, la musica vera, la prima musica nasce per tradizione orale, poi i nostri, diciamo, musicisti un po' più raffinati hanno cominciato a scriverla perché era opportuno, no? La scrittura è una cosa che viene sempre dopo la parola, quindi vediamo che cosa succede stasera, è già un successo sicuramente. Grazie. Per quanto mi riguarda, sono d'accordissimo con tutto quello che è stato appena detto. Diciamo, la mia attenzione sarà rivolta soprattutto a quello che io chiamo il segno dell'artista, il segno di riconoscimento. Come nell'arte pittorica si distingue fortemente un artista di successo proprio dal segno, dal tratto, dall'unicità del suo linguaggio e della sua espressione. Questo, secondo me, anche in musica è fondamentale, nel senso che molto spesso si vedono gruppi comunque validi, ma fortemente riconducibili a gruppi già esistenti del passato o anche del passato recente, che è peggio ancora, nel senso che si rischia di portare avanti un suono senza evolverlo, senza portarlo avanti, senza creare poi quell'originalità e quell'unicità che dovrebbe avere in realtà un progetto musicale o, secondo me, in generale qualunque progetto artistico. Io stasera mi concentrerò molto su questo nel mio giudizio, cioè il fatto che voglio vedere proprio l'originalità, diciamo, dei gruppi, delle canzoni che sentirò. I testi per me sono importantissimi, nel senso, avendo una tradizione cantautorale sia come ascoltatore che come musicista,
e il testo conta, secondo me, all'80-90%, quindi mi auguro di sentire delle belle storie, dei bei racconti soprattutto. Niente, staremo a vedere e speriamo di vedere cose positive sicuramente. Un'ultima domanda da farvi, questa sera si esibiranno delle band composte da ragazzi molto giovani. Quali consigli vi sentite di dare a questi ragazzi per che si affacciano sulla scena musicale che, come abbiamo sentito dalla vostra esperienza, non è una strada molto semplice da percorrere? Io credo che la cosa principale sia la convinzione in quello che si fa, una convinzione che deriva intanto dalla consapevolezza di voler percorrere una strada, quindi diciamo di non mettersi a suonare solamente così per passare qualche ora assieme o per puro e semplice esibizionismo. Io credo che la cosa importante sia sempre quella di costruire attorno a una identità musicale un progetto che cerchi di andare, diciamo, in profondità, nella musica, nei testi, nel modo di comunicare con gli altri. E soprattutto credo che alla base di questo ci debba essere, come dicevo prima, sempre il confronto con il pubblico. E quindi, se posso, diciamo, dare un consiglio, è quello di come dire, non chiudersi a nessun tipo di esperienza, andare a suonare dovunque, posti grandi, piccoli, anche davanti a 2 persone, davanti a 100 persone, e non aspettare di trovarsi davanti a 1.000 persone per dare il meglio di se stessi, perché anche davanti a una sola persona, a 2 persone, si può costruire una carriera musicale. Perché la gente apprezza le persone che lavorano seriamente. Ah, per quanto riguarda stasera, sicuramente quella di suonare, no? Suonare come se davanti ci fosse un pubblico tipo Woodstock e non dei giurati, perché anche sicuramente ne sentiranno la tensione. Però l'idea con la quale io sono cresciuto è quella che la musica è anche mia, no? Prima, e deve essere una situazione, un'esigenza che tu senti dentro, un po' come respirare, no? Non puoi stare senza respirare, non puoi stare senza musica. Quindi un consiglio che voglio dare è quello di vivere di musica, ma non ricavarci soldi, perché è difficilissimo, lo sappiamo tutti, ma quello di vivere respirando musica dalla mattina alla sera, perché diventa un'ottima compagna di viaggio nella vita, questo sicuramente. Quindi cerchiamo di prendere la musica a braccetto e portarla avanti, non soltanto quando ci conviene, ma anche nei momenti brutti, no? Un po' come si fa con una compagna di vita. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare di cuore a tutti i ragazzi di stasera e a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie. Sicuramente mi sento di dire anch'io crederci, crederci e crederci, malgrado qualsiasi possano essere le difficoltà o gli incidenti di percorso, eccetera, eccetera. Continuare a crederci più che crederci, perché comunque è difficile, soprattutto continuare un percorso, portare avanti un progetto diciamo nel lungo tempo. E poi una cosa importantissima che mi sento di consigliare è quello di non chiudersi mai nelle proprie convinzioni musicali, perché è uno di quegli aspetti che, diciamo, limita fortemente spesso la crescita di un gruppo. Io dico sempre che ogni gruppo dovrebbe avere un elemento in più. Se sono 5 elementi, dovrebbe avere il sesto elemento. Il sesto elemento dovrebbe fare da specchio, che potrebbe essere quello che una volta si chiamava il produttore artistico, diciamo. Il produttore artistico può essere anche un normale elemento che si inserisce in una band per fare proprio da specchio, eliminare le proprie convinzioni ed essere convinti di quello che si fa. L'unione delle due cose porta, secondo me, a una crescita e a quello che dicevo prima, ad arrivare al proprio segno musicale, che è la cosa, secondo me, comunque più importante.
Allora, la prossima band per arrivare fino a qui ha dovuto affrontare la paura del famoso mito di Scilla e Cariddi. In realtà perché vengono praticamente dallo stretto, ecco qua. Le varie influenze musicali vissute hanno portato a creare un genere non definito ricco di contaminazioni che passano dal reggae, lo ska, il folk, che sono le più evidenti. Nel giugno 2013 il gruppo partecipa al concorso Music and Art Festival 2013, aggiudicandosi il primo posto, ed oggi stanno ultimando le registrazioni dei nuovi brani che presto vedranno la luce nel loro primo disco. Io mi prendo la scatola e noi diamo il benvenuto, poi spieghiamo il nome perché è tutto particolare, ai Kaja City! Kaja City, musica reggae dalla Sicilia, io direi da oltreoceano, ma in realtà venite da oltre lo stretto, in Calabria per suonare e per far conoscere questo genere musicale. Sì, esattamente, anche perché a Messina sta prendendo piede questo, meno sicuramente di altre province tipo Catania o Palermo. Vediamo se qui riusciamo a diffondere anche questa musica. Allora, da quant'è che suonate insieme? Loro da più tempo, io sono appena entrata nel gruppo, quindi... una cosa nuova. Da 4 anni che esiste questo gruppo, con tanti cambi di musicisti, e lei è il gioiellino arrivato per ultimo. Ed è arrivata quanto tempo fa? Un annetto fa. Un annetto, quindi nel 2013, nel momento in cui avete vinto l'Art and Music Festival, lei c'era. No. Non c'era, vedi, è stato vinto. Dopo, perché la cantante ha abbandonato il gruppo dopo quel concorso. E allora lei è stato il premio in arrivo, diciamo così, dopo il festival. Il premio in arrivo. No. E questa sera in particolare siete, non lo so, siete emozionati nel suonare in Calabria? Alla fine siamo terre di rimpettaie, come si suol dire. È la prima occasione, perché abbiamo girato in provincia di Messina e abbiamo appuntamenti anche a Catania, però a Reggio è la prima, insomma, occasione che abbiamo avuto. Allora, noi siamo curiosi di scoprire se in Sicilia è più o meno come qua in Calabria, cioè le occasioni per questo genere di band, che non siano magari le band che fanno musica folk, veramente scarseggiano, cioè ci sono poche occasioni che consentono a gruppi emergenti di poter esibire, di poter mostrare sia quello che sanno fare e far sentire soprattutto la propria musica. Sì, purtroppo le occasioni sono poche, cerchiamo di crearcele noi più che altro, o stare attenti di vedere dove poter andare, che sono poche. E quindi questa sera, beh, siete arrivati a Bova Marina. Siamo contenti, appena abbiamo saputo di questo concorso, subito abbiamo contattato. Buonasera a tutti, noi siamo in Kaja City. E questa sera vogliamo alzare tutti! Per liberare tutta la gente da sta massa di potere, che cominciamo da spicchiare, per liberare l'altri anche nella massa di Thank you.
domani cattivi, so che dici che non si può fare gambetti, tutti a saluti mani. Se già domani cattivi, so che dici che ci posso fare. E poi venite qui sotto per favore, sono un po' di Valdoria, stateci vicini vicini, fateci andare a dormire contenti.
Noi andiamo avanti con un altro nostro pezzo che si chiama Turi. Turi, non so se anche qui si usa Turi. Sabatore. C'è Sabatore. Questo è per Turi. Leggeria con le vinelle. Della raggia, acqua raggia, che potrebbe essere sia l'acqua raggia, quella per la pittura, o acqua raggia, un misto tra, non lo so, comunque parla di gelosia, la raggia siciliana, quella che ti annorba, che ti sceppa l'occhio, dice minchia, le sceppi più al pare, non sa so che cosa succede. Andiamo con l'acqua raggia. Va a morire per davvero.
Acqua Raja. Allora, questo è un pezzo per me importantissimo. È la seconda volta che lo facciamo sentire. Questa è la seconda, appunto, in Calabria. Spero questo brano vi piaccia. Si chiama Meno Hamet. In precedenza doveva essere Amamet. Tunisia è una storia un po' particolare. Le persone che sono morendo, cioè mi sta picchiando un collasso. Grazie Frani. Comunque questa canzone mi ha portato via qualcosa che per me era importante. E questa si chiama Meno Hamet. Meno Hamet. Thank you.
fine. Volevo presentare la band. Facciamoci le corde vocali questa sera. Qual era? Vai Leo! Andiamo a spiaggia tutti. Giovanni. Alla batteria Mick, Rosario al basso,
Siamo qui con un'altra giurata di questo festival, Renata Falcone. Buonasera, benvenuta a Bova Marina. Quale criterio, oltre la musica, sarà quello che lei userà per giudicare le band che si esibiranno questa sera? Sicuramente io un testo solitamente apprezzo molto in un pezzo, apprezzo molto il testo, quindi quello che è anche il messaggio scritto. Dopodiché sicuramente il modo anche di stare in scena, di presentarsi, di gestire un po' la situazione che gli si presenta davanti. E quindi diciamo che sono più o meno, cioè sono tutti i criteri di valutazione quelli ufficiali di questo festival, quindi abbiamo diciamo colto in pieno quello che deve essere la caratteristica di una band, un messaggio forte nel testo e anche nell'immagine, perché oggi conta molto. Ma le opportunità per queste band emergenti di esibirsi in un palcoscenico, quindi non in un ristorante, proprio una possibilità di mostrare realmente il loro potenziale, scarseggiano. Secondo lei queste opportunità quanto valgono? Beh, valgono sicuramente per fare un'esperienza anche di palco e di piazza, che non è poco, perché spesso i ragazzi, soprattutto i giovani, non sono pronti poi nel momento in cui gli si dà la possibilità di esibirsi per affrontare un pubblico più esteso, più ampio. Quindi sicuramente l'esperienza e anche la competizione, che probabilmente si spera gli faccia scattare quell'energia in più, quella marcia in più per riuscire a sfruttare appieno la situazione. Una domanda, diciamo, tra virgolette, a livello geografico. Secondo lei la posizione, diciamo, della Calabria in generale, ma della nostra terra, della nostra area, rispetto al nord, a livello di possibilità proprio per queste band, cambia qualcosa? Noi siamo sfavoriti in questo? Rispetto alla posizione geografica non credo, perché comunque da nord a sud, se ci sono dei movimenti culturali, musicali, basta vedere anche la Sicilia, che riesce sempre a far emergere dal teatro alla musica molti giovani e non solo. No, probabilmente qui ci penalizza a volte la poca voglia di fare o la poca voglia di da parte dell'istituzione di sostenere queste realtà. Nuove, queste realtà che si propongono, ma la geografia non credo c'entri molto.